Buonasera, rido per colpa di Katrin, quindi se non riuscirò ad andare avanti oltre due o tre frasi prima che chiudiate la puntata è tutta colpa sua. Siamo alla puntata 129, se non ricordo male, di Radio Serpe e come sempre siamo io, Ri e lei, Katrin, lì dall'altra parte del mare che ha appena sigillato dal naso, ho fatto qualche cosa. E niente, benvenuti, Kat, ti vuoi discolpare? No, come al solito lui dà sempre la colpa a me, in realtà è un Vabbè, coglione. Con affetto e simpatia. ragazzi, gli effetti del fuorionda che si trasmettono fino all'interno della puntata, un po' come lo tsunami penetra per chilometri all'interno di un territorio, Ma che devastandolo e senti? facendo tante vittime. Una metafora triste perché così smetto di ridere, ok? Ah, ok. Ok. Allora, siamo qui. E oggi abbiamo degli ospiti, abbiamo una moltitudine di ospiti. Tanti ospiti, come si misurano? Moltitudine, branchi, sciami? Uno stormo di ospiti abbiamo. Tanti, Abbiamo degli ospiti, tanti tanti ospiti. ospiti, ospitanti. ospitati e ospitanti. Che cazzo si dice? Okay. Vabbè, comunque c'è della gente, e quindi prima di arrivare a presentarvi la gente che ci sarà oggi, mandiamo una canzone. Ok, mandiamo la canzone che ha scelto Rie nella puntata E precedente. quindi, siccome c'è un po' di lag, la mandiamo oggi. Tant'è che non mi ricordo bene perché avevo scelto questa canzone. Forse perché, allora, è una canzone degli Skiltron che si chiama The Sword Maker. Insomma, se c'è uno che fa spade, va bene per il fantasy. Quindi ci piace, è Skiltron, The Sword Maker. Thank you.
questa era la canzone scelta dal nostro Rie. Speriamo sia stata di Cristiano vostro. che vi fa conoscere gli Skildron, che se non l'avete ancora capito vi piacciono, eh? Ok, adesso direi di mettere i nostri amati jingle, ovviamente appropriato alla puntata di questa sera. Ebbene sì, vi abbiamo detto che ci sono più ospiti stasera, ma il jingle rimane lo stesso, ovvero il jingle dell'intervista. Sara, dimmi un po', preferisci un boxer con i casini corti? Per il supporto dei piani, italiani o stranieri, bianchi o neri, ma la donata di fatti tuoi? No, posso fare i fatti tuoi, perché è il momento dell'intervista. Bene, e allora invochiamo i nostri ospiti per sapere a loro cosa piace. Vai, a te l'onore. Ok, quindi diamo il nostro benvenuto a Michael, Francesco ed Edoardo. Yeah! Buonasera! Buonasera, salve! Non l'avete detto in coro, quindi perdete No. punti ai nostri occhi. Alle nostre Volete orecchie, riprovarci? più che altro. Alle nostre orecchie, ai nostri occhi. Ma perché devi pignoleggiare sulle parti del corpo? Insomma. E niente, loro sono sono i tre quarti dei ragazzi di The Legend of D20, giusto? Esatto, sì. Ok. E che L'altro sono? quarto ce lo siamo perso per la strada. È vero, cos'è successo al vostro quarto qua? Ce lo direte. Comunque, loro sono qui per presentare la loro webserie, che è una webserie comica che stanno pubblicando su YouTube. E niente, oggi ne parliamo, giusto? Ne volete parlare o insomma preferite parlare d'altro? Il tempo, il clima, i No. metodi di costruzione nei cantieri, tipo vecchietti, messi. No, parliamo della Legend of D20, sì? Sì, Ok. direi di sì. Ok, allora, aspetta, prima di tutto, dov'è il vostro quarto, poverino? E cosa è successo? Come mai non è potuto venire? Allora, Il nostro quarto membro stasera non è potuto venire perché aveva un impegno imprescindibile. Ho capito, C'era è chiuso il bagno. un suo amico che veniva giù dalla Norvegia, e doveva ripartire oggi e quindi ha dovuto lasciarci. Vedi l'immigrazione, cosa che problemi ti crea? Era tipo un anno che non lo vedevo e non potevamo obbligarlo, poverino. Purtroppo ce l'ha mangiato il cane. Manca la terza versione, abbiamo il norvegese, abbiamo il cane che mangia le cose e poi... Ma la sua non è importante, È quindi in ci baccia. lasciamo. Ok, quindi ci facciamo bastare queste. D'accordo, allora vogliamo iniziare con lo spiegare a chi per caso ancora non dovesse conoscervi che cosa fate voi su YouTube, che cos'è The Legend of D20? Allora, parlo io. The Legend of D20 è una serie web comica molto amatoriale, decisamente molto amatoriale, che parla di un gruppo di ragazzi che giocano a D&D. Da dove nasce questa idea? Nasce in principio dal fatto che molti non sanno nemmeno cosa sia Dungeons and Dragons. Ad esempio, mia madre non. Quando abbiamo incominciato a giocare, io e la mia compagnia chiedeva spesso come si vince a questo gioco? Ed è forse penso sia la domanda che tutti quanti quelli che giocano a D&D odiano. Lo stavo per dire, se chiedi a un giocatore di ruolo chi vince, ti viene la pelle d'oca persino nei muscoli interni, nel fegato ti viene la pelle d'oca. E sappiamo benissimo cosa vuol dire. E siccome volevo provare a fare questo progetto, ho detto ma sì, e ho chiamato alcuni miei amici, ho detto vi va di partecipare a questo progetto? E hanno detto ma sì, e adesso siamo qui. Ma sì, perfetto. Quindi facciamo capire un po' al mondo che cos'è Dungeons and Dragons, magari facciamoli anche sorridere, così non chiudono dopo 2 secondi, giusto? Esatto, allora Dungeons & Dragons è quella cosa che negli anni 60 si pensava fosse la causa del satanismo e di altre Sembra cose, giusto, sì. di omicidi negli Stati Uniti. E lo spiegate così alle persone che, tipo, se uno No. viene, ad esempio, se uno viene da voi e dice: "Ma io non ho mai giocato di ruolo, che cos'è Dungeons and Dragons?" Quale sarebbe la prima cosa che gli diresti? Vabbè, chi ci ascolta probabilmente Lo sa. sanno tutti quanti che cos'è Dungeons and Dragons, però per curiosità.
Allora, per me Dungeons and Dragons è recitazione, ovvero entrare nei panni di un'altra persona, vivere la vita di un'altra persona per pochi attimi, per alcune ore alla settimana magari, anche di meno, però giocare di ruolo per me è vestire i panni di qualcun altro. Ok, anche perché se lo fai nella realtà credo che ci sia una legge apposta che dice che non lo puoi fare. Quindi insomma, ci accontentiamo questo è della poco fantasia. Ma sicuro. Come? Questo è poco ma sicuro. Sì, sì, non sono sicuro che sia legalissimo entrare in una persona senza il suo consenso al di fuori del gioco. E... Comunque, ok, la prima volta che avete detto ai vostri parenti, amici, non so, mamma, sono uno youtuber, faccio una cosa con Dungeons and Dragons, qual è stata la prima cosa che vi ha colpito, la cinghia o il suo stupore? Allora, il fatto è che l'ha scoperto il giorno in cui sono arrivati questi qui in casa per fare le riprese, perché non gli eravamo lì. Ok, ottimo approccio. Si è ritrovata questi ragazzi in casa e siccome non è la prima volta perché ho fatto altri cortometraggi in casa mia, ormai ci è abituata. Mm-hmm. Quindi non è stata molto sconvolta, diciamo. No, diciamo che il peggio è passato ormai. Ma la cosa divertente è che quando siamo in casa a girare, cioè praticamente il controllo della casa passa in mano a Michael. Cioè se sua mamma, non so, si alza dal letto, fa un minimo rumore, si incazza come una iena. Perché? Beh, poi devi registrare di nuovo tutto quanto, perché sì, non può, ma certo. Sì, ma lei non può vivere in questo momento. No, quello che vedete non è un set creato apposta, è una casa reale. Una cucina. E se voi guardate tra le inquadrature potreste vedere cose strane, tipo mobili che si sono aperti da un'inquadratura all'altra, una pentola che non c'era, una lavastoviglie diversa da una scena all'altra. queste cose, questi piccoli easter egg io non li avevo notati, dovrò spulciarmi di nuovo i video per scoprire le cose che... Nell'episodio 1 c'è un cambio di lavastoviglie. Addirittura. Due bianche, però se ci fai caso a un certo punto vedrai due lavastoviglie diverse. Potreste lanciare un minigioco. Pensavo una lavastoviglie. Poi ci sono i miei capelli che crescono sempre di più, mano a mano. Sì, va bene. Perché il primo episodio, l'episodio 0, che è il primo, l'abbiamo registrato ad ottobre e l'abbiamo pubblicato a marzo. Mentre quello... Prendevate coraggio. Mentre l'episodio, quello di aprile, l'abbiamo registrato a marzo. Quindi ovviamente le capigliature erano un po' diverse. Ci abbiamo giocato su nel finale, però non potevamo farci nulla. Ok, sentite un po'. Naturale, si sta. E quindi come vi siete trovati? Voi vi conoscevate già da prima? Avete giocato insieme? C'è qualcuno che invece non gioca proprio, non è del settore GDR? Beh, io immagino che se fanno questa cosa tutti quanti sappiano giocare da Dragons, no? Allora, stronzo. La cosa divertente è che solo io so giocare a Dungeons & Dragons. Da ormai 9 anni con la mia compagnia, che se posso salutarla. Certo. Allora vorrei salutare Andrea Savoldi, che è il nostro storico master, Davide Stagnoli, che è il nostro storico chierico, Andrea Mazzolari, che è il nostro storico Andrea Mazzolari, Simis, che è quello che ci dà le peggio stronzate in ogni sessione, e Squasso, che è il nostro rompicoglioni di turno. Ecco. Ti amiamo tanto. E avete anche uno storico, giusto per... Siamo tutti un po' storici ormai, dopo 9 anni. Storico di lavori. Ok, quindi abbiamo l'esperto di Dungeons and Dragons, o comunque quello più rodato, e poi abbiamo gli altri che... Rodato. Gli altri che magari non sono esperti, però comunque hanno giocato, giusto? No, no. Zero. Ho fatto anni e anni a giocare, ma dopo ho smesso. Ho dimenticato tutto. Però faccio una promessa, un giorno gli insegnerò a giocare. Anche perché è mesi che glielo chiediamo di insegnarci, ma...
Non posso, ragazzi. No, ma perché voi dovete imparare mentre fate i video, è una cosa proprio d'azione. Mentre siete lì, imparate, giusto? Dovremmo fare una partita reale, tipo. Ma in effetti i video sono impostati, gli episodi sono impostati per essere capiti anche da persone che non sanno giocare. Li ho impostati in questo modo. Ovvero nel primo episodio, bene o male, non si parlava di meccaniche, ma si parlava solamente di personaggi. Chi è, con chi avreste avuto a che fare negli episodi man mano, con che gentaglia vi sareste rapportati negli episodi. Nel secondo episodio si parla già di alcune regole, ad esempio Edo che deruba Frank, si viene spiegata la probabilità e cose di questo genere. Nel prossimo episodio verrà spiegato il combattimento, per chi non ha mai visto, è una cosa carina. Per chi non ha mai visto gli episodi, vi ho fatto uno spoiler, però vabbè, se ve lo fa il regista non è un grosso problema. Ma sì, ma poi voglio dire, ragazzi, sono due episodi, vedeteveli prima di ascoltare la puntata in cui se ne parla, perché l'evento è lì da giorni, infatti, cioè noi gli episodi li abbiamo visti tutti quanti. Io solo il primo, ammetto. Ecco, appunto. Una spada laser. Esatto, è quella bionda figona che cambia sesso ogni 2-3 minuti. Vedi, quindi per capirci, voi siete quelli dell'elfo monaco con la spada laser, giusto? Esatto. Parenti. Ok, Maria, io esco. Molto allora, bene. Ragazzi, loro non sono quelli dell'elfo monaco con la spada laser. Vanno bene anche loro, però adesso stiamo parlando di un'altra cosa, ok? E niente, dunque abbiamo parlato dei personaggi, giusto? Quindi, che personaggi vi giocate voi nei vostri video? Sappiamo che Mike è il Dungeon Master, giusto? Mentre gli altri? Guarda, cosa combinano? Sono Rode Calabaster, sono un guerriero. E sono un guerriero, che devo dire? E sono spada dipendente. Come? Sono un guerriero e sono spada dipendente. Non uccido un nemico da 2 giorni e sono in astinenza. Ah, no. Ma tu il tuo personaggio nella vita reale, chi è? Che cazzo? Vai, Edo. Tocca a te. Chi sono io nella vita reale? Esatto, nel gioco. Nella vita reale del gioco in vita reale. Sono... TV, siamo nella serie TV, esatto. Io sono uno sbruffoncello, praticamente, che cerchi di emulare Bruce Willis nelle sue battute, nelle film d'azione in generale, e sto sbruffone, l'ho già detto, sì. E rubo le ragazze ai miei amici, e combatto contro Ninja, e basta. Beh, è un background abbastanza colorito. Invece che il quarto, che purtroppo oggi non è presente, che il nostro Alex è praticamente un ragazzo insicuro e ipocondriaco. E lui fa il mago. E il fatto di essere mago lo porta ad avere una scarsa tempra. Ergo, tutte le malattie e tutti i veleni possibili se li becca lui. Li prende lui. Se li prenderà, e questo qui, in un certo senso, queste prove lo faranno un po' maturare, diciamo. Questo, il giocare a D&D lo porterà via via a maturare e a prendere più coscienza di sé. Ecco, mentre Mike, che è il nostro, il personaggio che faccio io, che è il Dungeon Master, è praticamente, da quello che si è capito, un ubriacone. Un ubriacone dalle tendenze molto violente, e bisognerà capire, andando avanti con la serie, il perché. Perché la serie adesso è molto comica, perché cerchiamo comunque di fare un prodotto all'inizio abbastanza leggero, che possa essere visto da chiunque. Andando avanti nelle puntate, come si è già visto, entreranno sempre più elementi più drammatici, diciamo, sì.
dei seri, delle tematiche un po' più serie. Comunque, ma neanche troppo, dai. No, dai. Però comunque ci sarà sempre la parte comica, quella lì è imprescindibile. Ecco, sì, in effetti questo non abbiamo specificato all'inizio. Voi, oltre a muovere, diciamo, i personaggi del gioco, interpretate anche delle persone che effettivamente seguono un percorso, come giustamente ci hai detto tu adesso, no? E quindi ci saranno, nei video vedremo le difficoltà sia dei personaggi in gioco, sia dei giocatori che li muovono, no? Esatto. Eccellente. E l'idea di chi è stata tua al 100%? Hai preso ispirazione da qualcosa? Avete concordato insieme come sviluppare la trama? Raccontateci un po' come è andata avanti questa cosa. Allora, l'idea è mia. Mm-hmm. È nata perché da 9 anni giocavo ormai a D&D e mi sembrava giusto fare qualcosa inerente. Mentre per la trama un po' Frank nemmeno lo sa, per dire, l'ho raccontata solamente, solo Edo sa finire la serie, solo io Edo, della, perché ci tengo a tenere un po' questa segretezza. Grazie. Prego. E non ricordo cosa dovevo dire. La trama. Quindi praticamente la sceneggiatura è mia completamente. Mm-hmm. Poi alcune battute sono prese da situazioni pseudo reali anche, diciamo. Mm. Mi piacerebbe poter mettere alcune situazioni di quelle che facciamo in gioco con la mia compagnia, ma ne facciamo così tante che poi le dimentico e quindi non ho ancora potuto, ancora avuto modo di mettere in scena alcune cose. E che tu sono vai a giocare con una specie di agenda, così ti appunti tutto. Esatto, abbiamo incominciato a farlo qualche anno fa, le scrivevamo sul nostro gruppo di Facebook. Poi avete perso il gruppo? No, poi abbiamo smesso di farlo. Ah. E ci siamo dimenticati e da lì nessuno ci ha pensato più. Certo, perché uno dice, ma sì, ma che mi servirà mai? Poi arriva il momento in cui dice, ah, vedi, l'avrei potuto fare. Quindi, parlando di situazioni reali, no? Quindi di trarre spunto, ecco, tu hai un occhio nero all'inizio esatto. di questa serie, no? Esatto. Quindi noi ci chiediamo, anche quell'occhio nero è tratto da un qualcosa che è veramente accaduto? Anche perché te lo chiedono i tuoi compari durante il video perché hai l'occhio nero, e tu rispondi, insomma, c'è una scenetta, tra l'altro un intermezzo, voi fate gli intermezzi con il RPG Maker, giusto? Esatto, e anche lì ecco. è divertente. In pratica, molto carina. Aspetta, magari ci torniamo okay. Perché sennò mi perdo una domanda. In questo intermezzo si vede il tuo personaggio che chiede a qualcuno, dopo aver bevuto una birra di troppo, quale grado di parentela, diciamo, raggiungerebbe se avesse a copulare con la sua madre. Ecco. Quindi ci chiedevamo, è storia di vita vissuta? Hai davvero chiesto a qualcuno questa cosa e ti hanno fatto un occhio nero? Allora, no, non l'ho mai chiesto a nessuno, sì, e fortunatamente nessuno mi ha ancora fatto un occhio nero. Mm. Ma mi trovo a Bologna un giorno e mentre passeggiavo per le vie della città ho sentito dei ragazzi che parlavano di una situazione analoga, ovvero un ragazzo che in una festa aveva bevuto troppo, era uscito in strada e aveva incominciato a fare bega con un signore anziano. Questo signore anziano gli ha detto, guarda che io potrei essere tuo padre. Lui gli ha detto ciò che tu hai detto, e il signore anziano gli ha dato una cedrata in faccia. Ok, quindi storia di vita vissuta, ma non da te. Da qualcun altro. Ok. E c'è qualche altra scena invece presa da vita vissuta da voi? No, le altre sono tutte per lo più inventate, da quel che ricordo io, e siccome okay. le ho scritte io. Anche perché, insomma, vediamo scene in cui si naviga tra bottiglie vuote e reti di alcolismo, e dire da quel che ricordo io non è che ti mette molto al sicuro. Senti un po', e quindi questa idea ti è venuta,
Perché sei ispirato a qualcosa, a qualcuno, a qualche serie TV, a qualche, o semplicemente dalla voglia di ricordare i tuoi anni a D&D? Allora, l'idea di base è nata guardando una puntata di una serie TV chiamata Community, non so se la conoscete. No, io no. No, io no. È una serie ambientata in un college americano. In una di queste puntate praticamente parla di un gruppo di studenti di questo college. Questi studenti si ritrovavano per giocare a una partita di Dungeons and Dragons. E da lì, da come è strutturata la partita lì, ho deciso di trarre ispirazione per, come, per la mia serie. E lì ne parlavano molto generale, molto in modo generale. Noi abbiamo cercato di non complicarla, però inserirci tutte le regole possibili, tutte le regole di Dungeons and Dragons, almeno quelle basi, per far capire al pubblico cos'è realmente Dungeons and Dragons. Che specifichiamo, la versione in esame è la 3.5, sì. Giusto? Perché abbiamo tanti ascoltatori puntigliosi sulle varie edizioni, esatto. Ve lo devo dire. Quindi si parla di D&D 3.5, eh? Sì, okay. Proprio quelli. Io, ecco, avevo un'altra domanda, no? Tu, abbiamo detto che la casa è la tua, che tu gestisci tutto quanto, che i tuoi si sono trovati delle persone a casa a registrare così dal nulla, mentre per voi altri, Francesco e Edoardo, diciamo, è stato più facile sgattaiolare di casa, magari senza dire niente a nessuno, e andare a fare questa cosa qui. I vostri lo sanno cosa fate nel tempo libero? Assolutamente sì, perché sennò io non sarei qua, perché non ho la macchina, e quindi ogni giorno, ogni volta mia mamma doveva scarrozzare. Cosa vai a fare? Vado a fare questo video di questa cosa. Stai attento, non puoi tornare e smettere di tornare a casa drogato. Quindi, cioè sì, le ho detto cosa faccio, non l'ha capito e mi ha detto tranquillo. Completiamo, pacca sulla spalla. Ok, invece Edoardo? Ma guarda, io a casa mia ci sto, non troppo in verità, ci sto a mangiare e a dormire principalmente. Ok. Diciamo sì, perché tra lavoro, accademia e cose varie non sono spesso a casa. Però quando capitava che dovevo andare da Michael, io per fare un po' il figo generalizzare, dicevo vado a fare l'attore. E quindi non volevano nessun approfondimento particolare sulla cosa, però comunque conoscono Michael, quindi attenzione. Erano abbastanza... Ok, quindi stavo per dire, quindi alimentavi false speranze che magari si aspettavano un novello Johnny Depp, poi pensano che vai da Michael, Sì. Sì, poi si chiudeva sempre, ma vai da Michael. Una mega produzione da 4 euro. E io pensavo una cosa seria, invece. Vai, dai, vattene, mi dice. Ok. E a proposito di teatro, ma partite da zero? Qualcuno di voi ha avuto qualche esperienza di teatro o di recitazione in altri progetti? Io parto da meno uno. E questo è già un buon punto, eh? Mai fatto... No, aspetta, ho fatto le recita elementari io. Vabbè, in terza ho fatto Robin Hood. Hai visto. In quarta Telemaco, nell'Odissea. E in quinta ho fatto sia il Grillo che Pinocchio. Come sia il Grillo che Pinocchio? C'erano troppe scene, quindi i bambini poverini non potevano fargli fare Pinocchio per 26 scene. C'erano vari Pinocchi e vari Grilli. Io facevo l'altro. No, perché io mi sono immaginato, cioè il Grillo e Pinocchio nella stessa scena è una cosa molto schizofrenica, parlavi con te stesso e ti consigliavi da solo, no? Quindi vi davate il cambio, diciamo. Era il Fight Club di Pinocchio. Ok. Prima regola del Fight Club, non mentire. E io invece in quinta elementare ho fatto i Promessi Sposi in sardo. Oh, quindi potrei anch'io fare qualcosa di simile. Era per pochi allora. Sì, assolutamente. Io facevo il Perché cardinale. Loro sono razzisti.
No, è perché la maestra voleva fare una cosa carina, poi capirai, la grande distribuzione non ci ha fatto, manco fatto le cassette per noi che abbiamo partecipato, quindi chi vuole? Anche VHS per voi. Esatto, faccio il VHS, faccio la videocassetta, metto tutto, mai visto, voleva fare anche il libro, mai visto nemmeno quello, vabbè, ci abbiamo provato. Ci hanno ripreso almeno neanche? Sì, ci hanno ripreso male, perché quando ero in quinta elementare io non c'erano ancora le videocamere digitali, le gran figate che abbiamo adesso, quindi hanno fatto tutto a cacchio di cane, e i nastri erano rovinatissimi e quindi non abbiamo nemmeno le registrazioni, pensa un po'. È bello. Quel poco che c'è è su VHS, che ormai non si legge più da nessuna parte, quindi... Mentre gli altri, esperienze di teatro, a parte le recite delle elementari? No, nessuna esperienza di teatro. Ho fatto i miei vecchi cortometraggi che mi hanno dato un po' di esperienza di regia. Basta. Come attore era abbastanza improvvisata. Ti muove la passione. Io ho fatto un anno di teatro a scuola, in quarta superiore l'anno scorso, e si è fatto quest'anno. Molti mi hanno detto che non ero malissimo. Allora ho detto: Michael, ehi, sono un attore, prendimi. E quindi mi ha preso. Il suo errore più grande lo dice ancora. E invece siamo rimasti fregati perché è veramente una chiavica. Ma è un gran bravo ragazzo, però è una chiavica. Però è un bravo ragazzo. Avete fatto due video da 10 minuti, che con calma, piano piano, che le cose arrivano. Dovevate sentire noi alle prime puntate. No, non è che poi è cambiata molto la cosa. Appunto, però comunque poco poco le cose un pochino migliorano, se ci si applica, non è che sia... Diciamo che ti abiti sempre di più a essere una chiavica. No, ma non me li puoi smontare e demoralizzare così, poverini. Perché... Chiavica di qualità. Esatto. Viene depurata un po' la chiave. È una chiavichetta invece di chiavicone. No, avete fatto piangere, adesso sta piangendo. No, possiamo passare mezza puntata a parlare delle chiaviche pulite o non pulite? No, non si può parlare di... insomma. Vabbè. Ok. Allora, quindi, appurato che siete tutti quanti degli attoroni... E diciamo che questa cosa a me è piaciuta, perché insomma vi siete messi lì in gioco senza menarvela, siete ragazzi qualunque che vogliono fare qualcosa di divertente, ed è anche per questo che noi subito, venite, parlate, perché a noi queste cose ci piacciono tanto, no? E, ecco, allora, per tornare a una cosa che abbiamo accennato prima, gli intermezzi con RPG Maker. Allora, RPG Maker, per chi non lo conoscesse, è un tool di sviluppo per creare dei piccoli giochini di ruolo in stile gioco di ruolo giapponese, no? Con un po' di applicazioni, diciamo, si può fare anche qualcosa di diverso, avendoci del tempo da perdere. E voi con RPG Maker avete fatto gli intermezzi per raccontare i flashback nei vostri video, giusto? Di chi è stata l'idea? Sempre tua, Michael? Sì, sempre mia. E la motivazione era che nei giorni in cui dovevamo fare quelle scene in esterno, pioveva. Pioveva, ecco. Noi magari facciamo lunedì quella ripresa, sì, 7 giorni di sole, arriva lunedì, piove. Mm-hmm. Questa cosa ripetuta per 2 mesi, cioè, e quindi a un certo punto basta, l'abbiamo fatto con RPG Maker, che tra l'altro è uscita anche meglio di come sarebbe stato. Di poco era geniale. Grazie. La produzione si fa i complimenti da soli. No, ma infatti anche a me è piaciuta la cosa, è una cosa originale, una cosa molto carina e divertente. Vedi, ben venga la pioggia, no? Se fa venire delle buone idee. Esatto. Poi vorrei dirvi, in chat c'è qualcuno, c'è Elledo che dice: Edoardo ha la voce sensuale. Insomma, avete portato il pubblico da casa per farvi complimenti oppure è una cosa spontanea? Non lo so. Allora, questa merda non ha solo la voce sensuale, è anche un bellissimo ragazzo. Ma basta! E da quando lo conosco è sempre insieme a bellissime ragazze. E la cosa peggiore è che è anche un ragazzo simpatico. Perché quindi non puoi nemmeno odiarlo. Perché se fosse uno stronzo lo diresti. Invece è un ragazzo modesto. Ma stai cercando di svenderlo per liberartene? Stai cercando di attirare pubblico. No, fatti gli scherzi, però lui
tipo ogni giorno spera che io muoia per prendersi la mia ragazza, e è vero. Ciao Lisa! Ah, ecco, ci dicono dalla chat, è anche una bellissima ragazza, quindi... allora, per me è la mia ragazza che mi Allora, abbiamo i commenti di parte, oppure le ammiratrici segrete, dobbiamo capire quale delle due cose. Ci siamo, sì? Sì, ci siamo. No, per un attimo ho temuto che fosse caduta la linea, perché ho sentito la linea disturbata e poi silenzio di tomba. No, ci siamo. Ok, perfetto. Come vi organizzate quando dovete fare un video? C'è una cosa fatta all'ultimo minuto, tipo messaggino ragazzi, venite che giriamo, oppure cercate di organizzarvi, di fare qualcosa un po' per tempo? Insomma, fate la cazzo di cane o fate come si deve? Sì. Ma ti può mai dire facciamo a cazzo di cane perché non ci abbiamo voglia? Il primo episodio, cioè l'episodio zero, sì, era abbastanza a cazzo di cane. Nel secondo episodio, cioè l'episodio 1, e questa cosa mi sembrava una figata dire l'episodio 0, ovvero il primo, episodio 1, il secondo, invece poi si è palesata come una grande stronzata. Però nel secondo episodio invece abbiamo cercato di fare dei programmi che puntualmente venivano distrutti da qui presente Frank. Sì, perché i miei impegni impossibili. Perché è in quinta superiore il ragazzo, perché sembra tanto vecchio, ma in realtà è il più giovane di noi e quindi deve studiare. Un ragazzino. Infatti adesso abbiamo una pausa perché lui ha l'esame di maturità. Fa il maturando, fai vedere quanto il sistema scolastico italiano faccia muovere. Sotto i mezzi italiano. Signori, il sistema scolastico italiano non funziona. Perché, parliamo del sistema scolastico adesso. Come si sente un giocatore di ruolo nel sistema scolastico attuale? Ha sufficienti spunti? Si sente sufficientemente coccolato oppure no? Mancano troppe poche classi di prestigio. Ah, hai visto? Ah, porca miseria, le classi di prestigio a scuola ci vorrebbero. Non volevo interrompervi con questa parentesi, e continua pure. Ok, io purtroppo l'esame di maturità l'ho dato un po' di anni fa ormai, e loro purtroppo non sono giocatori di ruolo, quindi sono dei finti giocatori di ruolo, quindi Frank, dai, di qualcosa. Di cosa? Esatto, sì. Tipo, come avete reagito quando lui ha detto facciamo questa cosa qui? Vi siete subito buttati, ma sì, facciamolo, oppure avete detto ma che è sta schifezza? Qual è stato il vostro primo pensiero? No, io ero contento, cioè, perché alla fine era da un po' di tempo che io gli dicevo, perché siccome sapevo che facevi cortometraggi, no? Quindi era un po' di tempo che gli chiedevo di diciamo mettermi nel progetto nei prossimi che avrebbe fatto, quindi stavo un po' addosso della sera, fammi fare anche a me qualcosa, quindi allora alla fine mi ha chiamato. Vedi, sbrattandosi in cerca d'attenzione, voglio fare anch'io. Sì, esatto, voglio fare anch'io, scemo. No, vabbè, comunque io ero contento, alla fine mi è piaciuto, mi aveva fatto ridere la sceneggiatura, quindi ho accettato volentieri. Invece a me mi ha detto, ehi, ho questo lavoro molto vago, non so neanche cos'è, Daniel Sandremo, un lavoro... Sarà una web serie estivale, assolutamente sì. Dopo mesi e mesi poi è su questa cosa qua, e va vabbè, lancio in Drago. Perché io l'avevo avvisato tipo con 6 mesi di anticipo. Sì, sì, sì. Qualcosa del genere. Poi 6 mesi dopo l'ho ricontattato. Mm-hmm. Era lì. Tra l'altro, questo ragazzo che ha fatto teatro qui, l'avevo già, aveva già fatto una parte, altro cortometraggio, in cui faceva la parte di uno zombie speciale che quando rincorre un vivo si avvale del corrimano delle scale, cioè, vorrei dire. Noi avevamo del tempo limitato per fare delle riprese nella mia ex scuola. Avevo convinto il preside a farci fare delle riprese in questa scuola, no? Mm-hmm. Avevamo del tempo limitato, quindi usciva bene, sì, usciva male, va bene. Mm-hmm. E praticamente questi zombie stavano rincorrendo per le scale i due esseri umani. Mm-hmm. E questo zombie qui, per fare la curva della scala,
si è bloccato, si è attaccato al corrimano e si è lasciato trasportare. E questo è il motivo per cui in quel cortometraggio le scene degli zombie sono di meno di quelle che avrebbero dovuto essere. Per colpa di 4 ore, okay, 4 per un secondo. E io, 6 mesi dopo ho detto: ma vogliamo riprendere quello scemo? Un'altra possibilità. Ma però è un bravo ragazzo. È una. Il primo, l'episodio 0 ha dato un sacco di problemi, ma nel secondo si è redento, ci ha messo l'anima. Parlateci un po' dei retroscena, cosa succede mentre girate? Ridiamo. Fila tutto liscio come l'olio oppure ci sono dei Nel senso che sono loro che scivolano sull'olio. Sì, esatto. Probabilmente, essendo in una cucina, niente di strano che succeda qualcosa del genere, no? Nessun incidente con l'olio. Un sacco di volte ci perdiamo via a parlare di cavolate che non c'entrano assolutamente niente e perdiamo un sacco di tempo, però... L'ipocondriaco si lancia in imitazioni di Jim Carrey continuamente. Sì. In effetti gliela dà un'aria, sapete? No, ma dovreste conoscerlo perché è particolare. Di Andrea Panni, che interpreta Alex, si può dire che sia un gran bravo ragazzo, sono tutti bravi ragazzi, bisogna dire, questo è da apprezzare. Lui è veramente bravo e spontaneo, lui probabilmente è quello che tra di noi è il più bravo a recitare, perché lui proprio entra nella parte, okay. Non la vede nemmeno la parte, però lui è veramente un asso, infatti un po' ci dispiace che non è qui. Vabbè, magari ci saranno altre occasioni, se andrete avanti, se vorrete raccontarci delle novità, noi siamo qui senza problemi, e così magari conosciamo pure lui. Speriamo. Ok. Quindi, insomma, per fare questi 10 minuti di video, voi quanti giorni ci mettete? Allora, noi purtroppo, sempre per colpa di Frank, registriamo una volta a settimana, quindi bene o male ci mettiamo un mesetto per finire tutto. Un mesetto contando anche i giorni che non registriamo, quindi in realtà di giorni sono 4-5 massimo, però spalmati lungo un mese. Esatto, perché questo... massimo una ripresa a settimana. Abbiamo mai fatto 2 volte a settimana? Sì, una volta è successo. È capitato dai. Però sto povero Frank è il bersaglio di tutto. Allora è quello che recita male, quello che vi fa fare tardi, è quello che c'ha gli impegni. Questo dovresti vedere durante le riprese, Marco. Stulto, mamma mia. Ci sono tipo, io registro tipo 10 ore di video, di video, 6 ore sono io che insulto Frank. Che cazzo? Ma in realtà lui è il fulcro del vostro progetto, se mancasse morireste tutti. Assolutamente, assolutamente. Sì. Anche perché... conscio del fatto che lui aveva fatto lo zombie stronzo che si attacca al corrimano, gli ho anche dato uno dei personaggi principali, quindi... Ma oltre voi c'è qualcuno che vi sostiene o è proprio tutto fai da te? Allora, mia sorella ogni tanto ha registrato alcune scene, di solito nelle scene manca sempre uno di noi, quello che manca è quello che la telecamera. Nelle scene in cui ci siamo tutti, o c'è il treppiede o c'è mia sorella, quindi mia sorella ci ha... Quindi stai dato... paragonando tua sorella a un treppiede, non è molto carino. Ma sua sorella è... Beh no, mia sorella ha solo 2 gambe. Quindi un 2 gambe invece di... Esatto. Un 2 piedi. 2 piedi. 2 piedi. 2 piedi. Non rimane in piedi. E sempre mia sorella ci ha dato la telecamera con cui riprendere gli episodi, quindi no, non è solo un treppiede. Puoi nemmeno sminuirla troppo. No, è stata brava, è stata paziente, perché comunque ti trovi in casa degli estranei che stanno lì a girare. La casa, come la vedete, il computer si trova esattamente lì, quello con cui monto, quello che vedete, il computer che vedete negli episodi è quello che io uso, quindi le birre che si vedono in giro sono quelle che tu usi? Sì, le birre che usiamo, che abbiamo usato,
ci ho cucinato con quelle birre. Le bottiglie sono sempre quelle che ho tenuto da parte, che riutilizzerò nei prossimi episodi, ma con quella birra ci ho cucinato. So fare un buon pollo con la birra, che è veramente buonissimo, lo provo tantissimo. Una volta io l'ho usata in sostituzione. Una volta io la birra l'ho usata per la carbonara insieme a un mio amico. È stato un esperimento un po' particolare, però non del tutto mal riuscito. Siete andati in coma? No, era poca, ecco. Se no ci sono i fagioli alla birra, che anche quelli sono molto buoni. Mai provato, ma immagino i risultati, visto che il fagiolo provoca qualcosa che esce dalla cantina, la birra fa qualcosa. Mi immagino poi il risultato della birra, ecco. Io non vorrei mai stare in una stanza con voi dopo aver mangiato sta cosa. Cos'è? I fagioli della birra? Mm-hmm. A me non piacciono né i fagioli né la birra, quindi non c'è il rischio, non c'è il pericolo. Non ci credo neanche se lo vedo. No, giuro. No, è vero, non mi piace, è vero. Io non bevo, non mi piace la birra e non mi piace il vino. Il vino ogni tanto un bicchierino lo bevo anche, più per educazione se me lo offrono, però non sono un grande amante degli alcolici. È un ragazzo proprio tutto... Sei come mai? Un bravo ragazzo, hai visto? è anche un po' noioso, eh? Immagini. No. Non è che se uno non beve alcolici allora automaticamente è noioso, scusa. Michael, tu sei noioso? Non mi pare, sono noioso. È noiosissimo. Frank, tu non dire... Comunque, no, non è noioso, simpatico, Marco. Però davvero non ti piacciono i fagioli? Vedi, lui non si scandalizza per gli alcolici, per i fagioli sì, è vero, non mi piacciono. La birra è amara, a me dà fastidio il sapore amaro. Però i fagioli, sono buonissimi, cioè, imprescindibili. Vabbè, dai, più fagioli per noi. La cucina di Radio... Ok, no, io avevo un'altra domanda, diciamo, seria, al di là della cucina e cose varie. Allora, infilarsi nel mondo di YouTube, ora come ora, non è per niente facile, perché chiunque entra su YouTube si improvvisa YouTuber e quindi è una giungla. Voi cosa avete fatto per avere un po' di visibilità, a parte la bellezza di Edo che puntate ad attirare il pubblico femminile, no? Non è abbastanza. Avete detto togliti quella maglietta, toglitela, andiamo a vedere gli addominali invece no. Cosa avete fatto o cercato di fare per emergere nella giungla di YouTube? Spam. Allora... Io personalmente ho inviato il corto, cioè ho pubblicato questo corto in vari gruppi di Facebook legati al GDR e a queste cose qui. Infatti è così che ci siamo conosciuti. Esatto. E in modo molto, sorprendente, ho visto che la cosa piaceva e oltre a piacere alcune delle persone che vedevano il corto mi davano anche consigli, cose che io non pensavo, cioè non davo conto, e cose che ci hanno fatto crescere nel secondo episodio. Quindi abbiamo avuto un feedback positivo che ci ha anche aiutato a crescere. Io ho provato a inviarlo un po', ho fatto un po' l'azzardata a inviarlo a Victor Laszlo 88 e a Web Series Are Dead, nessuno mi ha mai risposto. Cioè, loro hanno vagonate probabilmente di persone che li contatta per qualunque cosa, quindi magari è dovuto a quello il fatto che siate passati un po' inosservati, ecco. Però ho visto che quando avete pubblicato nel nostro gruppo effettivamente qualcuno vi ha dato consigli, complimenti e cose varie, infatti anche per quello ci siamo interessati, ecco. Dalla chat ci chiedono chi ha fatto il trucco. Il trucco? Mm-hmm. Il trucco lo faccio io, quello che per l'occhio. E mi è stato consigliato da un'amica che si chiama Elisa Cagliari, che fa un'accademia del trucco a Milano. Io l'avevo contattata tanto tempo fa per fare del trucco in una serie web di cui avevo scritto il primo episodio, ma che in realtà abbiamo fatto una ripresa e poi abbiamo visto che era impraticabile perché era troppo difficile all'epoca. All'epoca è difficile anche adesso. E quindi per ringraziarla
in questo corto ho chiesto il suo aiuto e l'ho messa tra i crediti perché mi sembrava giusto. Mm-hmm. Quindi lei mi ha dato il consiglio, mi ha detto come sfumare tra il nero, il viola e il marrone, cose che io non avrei concepito nemmeno fra 100 anni, nonostante io pitturi miniature di Warhammer, quindi un po' col colore. Okay. Ho imparato a gestirlo, quindi devo ringraziare lei per il trucco. Perché insomma l'alternativa tua sarebbe stata dare un'occhiata a uno spigolo e fartelo veramente l'occhio nero. Che comunque è una buona soluzione, in mancanza d'altro. Ti resta un po' troppo forse quello. Vabbè, può durare per diversi video. Esatto. Io volevo chiedervi un'altra cosa, oltre a questo avete altri progetti che volete cominciare o comunque volete portare avanti? Ambizioni future? Esatto. Allora, al momento siamo fermi con la webserie perché ovviamente Frank ha gli esami di maturità, quindi non può esserci. E perché stiamo preparando il video musicale dei Miwok. E voi direte, chi sono i Miwok? I Miwok è domanda. Il gruppo Diedo. Il gruppo Diedo è di Alex. Vedi, quindi ha anche un gruppo musicale. Vedi che ragazzo d'oro. Solo che ha la batteria, quindi gli addominali non si vedono tanto. Dovrebbe stare un po' più vicino a quel punto. Ascoltatevi che sono straforti. E fanno una bella musica, cioè, se posso permettermi di dirlo. Fanno veramente una gran bella musica. Affetto. Electro rock che sembra uscito dall'altra parte del mondo e non dalla pianura padana. Non ti aspetteresti mai una cosa del genere da queste parti. E invece eccoci qua. Eccoci qua. Dalla chat, ci documenteremo. Dalla chat ci chiedono una cosa importantissima. La leggenda di Elerian chiede: ma i fagioli è meglio farli senza niente o con qualche aggiunta tipo sugo spezie? Vabbè, dipende dai fagioli. Qua mi esprimo io. Sono cannellini, un po' di olio, aceto, balsamico e un po' di sale. E poi di cipolle, di cipollotti sotto. Vi faccio, ok, io mi diletto. Ci sono borlotti, anche con i borlotti ci sta la cipollina, sottile, sottile. E poi vabbè con la lucanica. Beh, ma anche lo scavogno ci sta proprio. Eh sì, lo scavogno. Attenzione, attore scarso nella vita, ma poco provetto. Non ci facciamo mancare nulla. Comunque, se mi permettete, io volevo dire una cosa riguardo al primo video che ho visto. Cioè, con le spade laser? Un mio... No! Il vostro. Allora, devo dire che sia il montaggio che l'audio sono very good. Mi è piaciuto tantissimo il giochino messo in mezzo per raccontare l'episodio di come si è fatto l'occhio nero. È stato molto carino. L'unica cosa che io forse avrei fatto sarebbe stata dividerlo in due parti, cioè dopo la battuta del computer che non partiva, riaiutami, la battuta che abbiamo notato su... Sì, insomma, spoiler, Salvatore Ranzulla dei miei coglioni. Esatto. Chiuso spoiler. Io lì l'avrei stoppato, avrei chiuso la prima parte e gli altri 6 minuti li avrei messi in un altro video. Come mai? Perché 12 minuti mi dà l'impressione che ne so di più, non lo so perché, non è che appesantiscono, però li avrei fatti più brevi, li avrei divisi, visto che comunque loro pubblicano, cioè almeno dal primo al secondo mi pare che è un mese di tempo, io magari sono per meno minuti nel video e pubblicare tipo 3 volte al mese. Per dirti, cioè... Insomma, video più brevi, però più frequenti come pubblicazione. Perché è più, da più quel senso di leggerezza, capito? Però questa è una cosa mia, eh? C'è una critica mia. Hai assolutamente ragione, perché infatti è molto più difficile che qualcuno apra un video, veda che sono 12 minuti e a quel punto dice, 12 minuti e lo chiude. È molto più facile se il video è più corto. Ma anche perché c'è più quella
come dire, quella cosa simpatica, è un po' come i temi, no? Se tu nel tema fai la frase più lunga, rischi più di sbagliare. Se la fai corta, grammaticalmente, cioè, è più facile, capito? Insomma, nel senso, dici, per iniziare una cosa più incisiva, nel senso, una cosa che ti fulmini, diciamo, più che un video più lungo. Esatto. Ho esatto. Capito. Esatto. Adesso ti dirò un segreto. In realtà il primo episodio durava 40 minuti. Esatto. In realtà gli episodi dovevano essere 5 e il primo episodio avrebbe dovuto essere i tre episodi che dobbiamo che abbiamo, cioè i primi due episodi più il terzo episodio. Cioè la prima sessione era un episodio unico. Solo che nello scrivere sono andato un po' troppo in lì e ho scritto tipo 40 pagine. È una cosa che abbiamo potuto dividere. Sì, sei andato un po' più in là, ecco. Esatto. Mi venivano delle folgorazioni con battute interessanti e le ho messe dentro. No, ascolta, allora sai cos'è secondo me? Siccome siete agli inizi, no? Tu stesso hai detto che non siete degli attori, è normalissimo, esatto. Ci sta. Ci sono molte pause durante il video, no? Quindi magari la battuta, poi il silenzio, poi l'altra battuta. Quindi naturalmente su un video più breve la cosa si nota di meno. Se fai 40 minuti di video, no? Sì. Però con molte pause, dovute al fatto che dovete un po' ambientarvi, essere a vostro agio, l'utente medio di YouTube dice no, è troppo lungo, non mi prende. Sì. Quindi ci sta magari fare video più brevi all'inizio, quando ancora ci dovete prendere la mano. Però secondo me, una volta che andate un po' più sciolti, un po' più... quasi come se steste parlando con amici piuttosto che recitando un copione, allora ci sta benissimo anche fare video più lunghi perché non si nota. La lunghezza si sente solo quando magari c'è una lentezza nel portare avanti il video. Però io ripeto, a me è piaciuto un casino, se no non vi avremmo invitati qui, ecco. No, ma infatti, allora, tenendo conto che comunque è il loro primo progetto, che nessuno, cioè voglio dire, non è che abbiano fatto scuola di teatro a livello ok, cioè è ammirevole, cioè io ho fatto teatro, 2-3 anni, ho fatto recite, ho lavorato in quest'ambito e posso garantirvi che all'inizio non ero come voi. Cioè, ero molto più impacciata, ma anche in radio a volte mi perdo in... cioè, per dirvi, no? No, ma perché noi quelle parti le tagliamo. Noi non possiamo perché siamo in diretta, capito? No, comunque, veramente, anche io ho avuto questa impressione, perché voglio dire, ok, cioè, sono gente qualunque così... E se già dal fatto che non avete fatto nulla, comunque colpite, vuol dire che qualcosa c'è. Poi è normalissimo che se non avete mai fatto niente c'è da fare strada. Però se già avete colpito così, siete già a buon punto. Vediamo. E voi stessi avete detto che avete avuto molti feedback, che non vi aspettavate di essere apprezzati così tanto. Quindi evidentemente qualcosa c'è, qualcosa l'ha riuscita a comunicare. Eh sì, a quanto pare dobbiamo coltivare. Quindi quando esce il prossimo video? Sì. Come? Quindi quando esce il prossimo video? Quando Frank fa gli esami. Frank. Come al solito è colpa di Frank. Ovvio. Aspettiamo trepidanti perché vogliamo sapere come finisce, spoiler, il ninja. Comunque poi per la prossima volta, visto che faccio anche trucchi scenici, se vuoi so io un metodo infallibile per farti anche quell'altro occhio nero. Esatto. No, basta. Tra l'altro, l'occhio nero, io porto gli occhiali perché sono strabico. Mm-hmm. E siccome si vede abbastanza tanto senza occhiali il mio occhio strabico, è per quello che ho usato il trucco su quell'occhio, in modo da non far notare questa cosa. Hai capito l'intelligenza. Vedi, un regista deve essere geniale a trasportare le genialate. C'è stato un film, io ho visto una recensione di Yotobi, un film di serie, non dico serie B, di serie Z,
in cui in mezzo a tutto il putridume c'era una scena bellissima in cui veniva tagliata la gamba ad un tipo con una motosega, forse, ed era una scena perfetta perché si vedeva proprio la motosega penetrare nella carne. Beh, quello è perché all'attore mancava veramente una gamba, lui ha avuto per tutto il film una protesi e al momento di tagliargli la gamba semplicemente gli hanno tagliato via la protesi e quindi il risultato era perfetto. Il problema è che per tutto il resto del film lui ha zoppicato come un imbecille perché non riusciva a correre con questa protesi. Però vedi, sfruttare le cose per avere delle idee geniali da filmare è bellissimo, no? A livelli estremi quello proprio. Sì, quello sì. Poi non so se a voi manca qualche parte di corpo potete sfruttare. No, per fortuna no. Fortuna, Frank, il cervello? Poverino. Cioè io. Quali sono i vostri buoni propositi per il futuro riguardo il vostro progetto? Andare in palestra, cominciare la dieta. No. Mamma mia. Tra poco comincia l'estate. Sono 23 anni che io vorrei cominciare la dieta. Una volta andavo in palestra, poi ho comprato la PlayStation 3 e l'abbonamento in palestra è scaduto. Dovevi comprare la Wii, hai visto? E quindi? Noi speriamo di riuscire a fare tutti gli episodi, perché sembra una cosa scontata, ma al nostro livello riuscire a farli è tanto. Cioè noi abbiamo... Prima gli devo scherzavo dicendo budget di 4 euro. In effetti il budget che avevamo era quello che avevo io al momento. E al momento avevo 4 euro spesi per le bottiglie di birra e per i cerotti. Fine. Quindi riuscire a finire questa serie è già il nostro proposito. Anche perché abbiamo una bella storia da raccontare e vogliamo raccontarla fino in fondo. Potrebbe essere un buon motto. No, vedi, io stavo dicendo, se la raccontate fino in fondo, quindi se fate vedere agli ascoltatori che riuscite ad arrivare alla fine del progetto, magari se volete continuare si può pensare, non lo so, lo fanno in tanti, il crowdfunding o come si pronuncia, per dire guardate, abbiamo fatto sta roba qui, adesso vorremmo fare qualcosa di più, ci aiutate? Perché no? Quindi insomma, arrivare alla fine di questa potrebbe essere una base per tutto il resto, no? Sì, quello sarebbe... Diamo le magliette con gli addominali di Edo, sì. Con la faccia di Frank. E le mie espressioni. Cioè, gli spediscono le magliette con la faccia di Frank. Ok, e se i nostri ascoltatori volessero raggiungervi, sostenervi in qualche modo, quali sono i vostri canali, insomma, Facebook, Twitter, YouTube? Diteci un po' dove siete e cosa si può fare per farvi sentire che piace il vostro progetto, ecco. Allora, noi abbiamo la nostra pagina Facebook della nostra, tra virgolette, casa di produzione, che in realtà sono io, che è Ilionar, H-I Leonar, H-Y Leonar. Ok, magari lo scriviamo in chat. Ok. Oppure giù nel box informazioni scriviamo tutto. E lo stesso, c'è il canale YouTube di Ilionar, sempre lo stesso nome. Ok. Mm-hmm. Che io ogni tanto spammo un po' a qualcuno. Ehi, guarda, senti questi, ascolta questi, guarda un po', quindi... Grazie mille. Bravissimo. Ok, quindi a parte questi canali, stop, insomma, siete lì, punto, non si va sul sicuro. C'è la mia pagina di Twitter che non uso mai, quindi la uso pochissimo perché non la so usare fondamentalmente, e quindi c'è anche quella, Michael Pasquale su Twitter. Su Twitter. Ok, possiamo fare una raccolta. Insegna a Michael a usare Twitter. Cioè... Crowdfunding su quello. No, esatto. Prima viene insegna a Michael a usare Skype, poi viene Twitter, una cosa per volta. Poi viene insegna a recitare, vabbè, ma quello... quello serve a Frank, quello costa tanto. Ah, giusto, quello serve a Frank. Ecco, no, perché al di là di tutto usare Skype, loro... che iconizzano Edo, tra l'altro Edo è anche quello che ha portato il computer per poter fare questa diretta, quindi vedi Mike, continuerai a odiarlo, non puoi trovargli una cosa che ti porta ad andare contro di lui. Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? C'è pure il computer. Comunque, okay. Pare che abbiamo detto tutto.
tutto, pare che non abbiamo scordato nulla, almeno questa è l'apparenza. Un'ultima cosa, voi avete una canzone da dedicare per la gioia di qualcuno di voi che ha sempre sognato di dedicare una canzone in radio. Quindi annunciate pure la vostra canzone e dite pure a chi è dedicata. Allora, la diciamo insieme oppure facciamo un po' di dedica? No, non siamo capaci di fare il prendetevi la manina, mi raccomando. Frank, vai dai, mano. Sei caldo. Tu sei sudato. Allora, parti tu, parto io. Allora, in un senso, ragazzi. Parti tu. Ok, faccio una dedica a un po' di persone, ai miei genitori, a mio amico Davide e a Federica, mi ci sta ascoltando. un bacione. Passo per. Allora, io ovviamente sempre i miei genitori che mi sostengono e... sanno delle mie follie registiche e le accettano nonostante tutto. Mia sorella che mi ha dato la videocamera e ha fatto da treppiede più e più volte, alla mia ragazza Marta che anche lei ha avuto una parte centrale, cioè, perché io ho il problema di aver paura che ciò che faccio faccia schifo e lei c'è sempre stata quando io ho avuto questa paura e mi ha fatto andare avanti. Alla mia compagna di D&D che ho già menzionato e a tutti coloro che ci hanno dato un feedback positivo nella serie, per la serie. E a Elisa Taddei, okay. L'ho fatto prima io. Devo farla io, era la mia ragazza. io lo dedico ad Alex, che non c'è, quindi Andrea Panni, che non è qua con noi. Alla mia ragazza che fa la simpatica in chat dicendo che io ho la voce sensuale e basta, la mia mamma che non sa dove vado quando esco di casa. Va bene, in tutto questo annuncia tu la canzone. Perché? Vabbè, dai! Ok, allora la canzone è dei Metallica ed è l'intramontabile Master of Puppets. We'll be right back.
questa era la dedica dei nostri ospiti. Mac ogni tanto mi abbassa la voce così, eh? Ok. Ci siete? Yes, yes. Ok. Allora, direi che possiamo passare con i saluti, anche se loro già hanno fatto dediche barra saluti. Ripasso la palla a voi. Se vi è sfuggito qualcuno da salutare, potete farlo ora. Io no, ma io ho detto... Allora, tu hai... Io mi ero dimenticato un po' di persone importanti, in effetti. Allora, Andrea Zilli, che è il mio migliore amico, socio... barra aiuto sceneggiatore, barra qualunque cosa. Tutto fare. Cosa? Tutto fare. Esatto, praticamente quando io ho dubbi, come ho detto, anche quando la mia ragazza non c'è e non può assistermi nei miei progetti, oppure non ha le competenze per farlo, lui c'è. Quindi è un faro, diciamo. È lui che ha permesso a me di creare questa serie e i miei vecchi cortometraggi, incitandomi, che è la cosa più grande che potesse fare, in quanto io da solo non ci sarei riuscito. E anche Alex Grisafi, che mi ha dato, è stato uno dei primi a cui ho fatto vedere il corto una volta finito. E Noemi Punelli, anche lei. Scusate, è che... con la diretta ho un po' di ogni tanto affiora alla mente qualcuno da salutare, quindi. Pian piano con tutti. No, sì, c'è un sacco di gente. Vabbè, che... tutti i miei amici che avevo detto che saluto tutti i miei amici. A parte quello, c'è un sacco di gente che mi supporta, mi dà una mano e mi aiuta con i miei progetti, perché tutto quello che vedete è fatto da me, ma quello che non viene fatto, cioè quello che non si vede, è la mano che è il calcio in culo, o una mano, il calcio in culo che mi danno per spronarmi a fare le cose, perché da solo io non avrei la forza di farcela. Ora capisco perché nei video sei sempre incazzato, prendere tutti sti calci in culo non è che deve essere piacevole. Anche per quello che c'ha l'occhio nero, perché una volta ha sbagliato e gli ha dato in faccia. Pensavo che per contraccolpo fosse finito contro lo spigolo del tavolo, quindi. E adesso che ci penso, anche Nicola De Gobbis, che mi ha dato una mano dal primo episodio, dall'episodio 0 all'episodio 1. Quindi questi qui sono le persone che hanno contribuito anche passivamente alla creazione di questo progetto, che sono persone importanti. Non vi chiedete. Cosa? Perché è partita una musica? Non lo so. Era qualcosa tipo soap opera o... Niente, non fatevi domande e andiamo avanti. Ok, quindi se non vi siete dimenticati nessun altro, andiamo al prossimo step. Ok. Ok, avete finito voi? Noi sì. Ok, Ria, tu chi saluti? Come? No, passo a te la parola. Ok. Non mi chiedeva a me che saluto, invece passo la parola a lei. Perché... Allora, io saluto tutti quelli che ho incontrato a Esoterica domenica, che Ilaria, Eleonora, che ascoltano la radio, i ragazzi fondatori della Nero Press, la casa editoriale, soprattutto Daniele, e Stefano, e Valentino, che mi hanno raggiunto lì sempre ad Esoterica, e Alessia e Cristina, che mi hanno accompagnato ad Esoterica, e un bacio anche a Morgana, che ci ha dato consigli utili per quanto riguarda questioni di Wicca, druidi e quant'altro. E poi tutti quelli che ci aspettano sempre per sentire la radio, cioè possiamo mancare anche un mese, poi quando andiamo in onda spuntano e ci fa piacere. Tutti quelli che sono in chat,
i nostri ospiti che hanno accettato di buon grado venire qui a farsi torturare con l'ansia fino all'ultimo. Chi ci ha ascoltato ma non ci ha scritto in chat, chi ci ascolterà in futuro, un bacio anche a Ria, che ultimamente mi sopporta anche più del dovuto. Ma quando mai? Boh, basta, direi che sono stata abbastanza generosa. Ok. Allora, ne avete salutati così tanti voi che io evito di fare liste. Dici idem con patate, anzi no, con fagioli. Idem con fagioli alla birra, no, io saluto l'elfo ipocondriaco che purtroppo oggi non è potuto venire, ci avrebbe fatto piacere ospitare anche lui insieme a voi qui in puntata, quindi il mio saluto lo faccio al vostro quarto, che speriamo ci sia occasione per un'altra volta. Grazie, che lui c'è, anche ci teneva. Ecco, niente, no, io più che altro volevo dire... Michael, tu hai paura che tutto quello che fai faccia schifo, fidati, non fa schifo questa webserie, quindi portatela avanti, voi impegnatevi, credeteci, perché secondo me può andare avanti. Ecco, questo di solito è quello che succede, che io dico prima che un qualcosa fallisca miseramente, perché, perché se ci pensate... Se ci pensate, quando su Radio Serp diciamo ah, questa cosa è bella, può andare, ma poi fallisce miseramente. Non è vero! A volte sì, quindi voi da questo momento avete una missione, dovete dimostrare che non è vero che quel che piace a noi poi fallisce. Ecco, volevo dargli una motivazione. Va bene. Allora, non perdiamoci i compleanni di stasera. Sia mai, figurati. Auguri a Cecilia Bongarzone, 27 anni, Lorenzo Rubino, 38 anni e Thomas Paladin, 32 anni. Ma lo sapete che oggi è nato anche Walter Nudo, Giulia Rubini, e Giulia Michelini, Justin Long? Guarda che tutti nascono nudi, non è che solo perché questo è Walter. Oddio, allora mio. Fa notizia. Oggi è nato anche il Marchese de Sade? Nudo. penso di sì. E poi visto che essere nudo non gli bastava, poi ha esagerato ancora un po' con le opere che ha scritto. A lei è presente sadismo, no? Sì. Ecco, è nato anche Cagliostro oggi, cioè no, non oggi nel 1743, però nel giorno di oggi. Abbiamo altri compleanni importanti? Non lo so, tipo Gianni Meccia? Rita Borsellino? Oppure Barbara Moniz? Hai aperto il mio stesso sito, vero? Comunque la musichetta che sentivate è perché stavo cercando roba simile sui compleanni ed è partito un cacchio di video. Vedi, dal sito invece che ho io, da cui mi rifornisco dei compleanni di gente famosa, diciamo c'è anche il proverbio del giorno che recita scarpe grosse e cervelli fini. Il che mi ha fatto pensare che abbiamo dimenticato di fare la domanda principale che facciamo sempre ai nostri ospiti. Quanto calzate di piede? Una domanda. Di solito noi iniziavamo l'intervista con la domanda del cacchio, che era di solito qual era il numero di scarpe. Oggi ci è sfuggita, hai visto? Siamo diventati seri. Tu hai rovinato questa serietà. Va bene. Sei visto per tutta la puntata la serietà. Va bene, ci rimane altro da dire. Qualcuno stava per dire qualcosa, l'ho sentito. Il numero di scarpe. Io porto un umilissimo 40-41. Ah, ok, no, va bene. È nella norma, ok? Io ho 45-44 e mezzo. Ma è 40... arrivata l'arca di Noè, poi? Io 43. Okay. Facciamo vabbè. Tutte le pinne qui. Adesso posso dire di poter andare a dormire felice, soprattutto posso andare a dormire. Io vi do tanti in bocca al lupo per questo progetto, spero che possiate portarci delle nuove positive qui a Radio Serp, spero di esservi stata di compagnia insieme a Rie, i nostri ospiti, vi aspetto alla prossima puntata, 130esima puntata, non ve la perdete, e niente, vi auguro buonanotte e buongiorno per chi ci ascolta domani. Ciao. O una qualunque altra mattina. Esatto. Alla prossima allora. Ok. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Ciao.